Il primo pallone sarà per il Rosarno. Arriva adesso il fischio e quindi inizia Bovaninese Rosarno. Acosta che prova a perfezionare l'uscita, poi Federico lotta e ringhia sul pallone, rimane ancora la Bovaninese in possesso di palla con Iozzi, decentrato che prova a metterla dentro, o meglio in mezzo. Calderone tenta di lanciare per Giampaolo, il quale riesce ad agganciare la sfera, due avversari su di lui, si fa vedere Federico che prova il tiro. Attenzione a questa palla battuta, viene rimessa dentro da Ocampo la sfera, poi ci prova. Battuto il tiro alla bandierina, la palla si impenna davanti a Galluzzo. Qua c'era una buona trama messa in atto dalla Bovaninese, Maraso ferma tutto, ma ancora la Bovaninese in possesso palla. Attenzione, c'è Francesco Giampaolo che prova a rubare il tempo ad Ascoli. Attenzione adesso alla Bovaninese che prova nuovamente la sortita, attenzione la palla per Iozzi, c'è la bandierina alzata, non si tratta di gol annullato perché la bandierina era già alzata, ha visto fino adesso una predominanza territoriale da parte della Bovaninese con il Rosarno però che ha sfiorato al quindicesimo il gol con un cross di Sibio che ha visto poi un intervento provvidenziale in anticipo di Orlando, ancora la Bovaninese con Federico che fa passare il pallone, questa volta la posizione è regolare, Iozzi il tiro e il vantaggio della Bovaninese, c'è il vantaggio della Bovaninese con Iozzi! Meritata assolutamente questa rete da parte della Bovaninese, dunque passaggio dalle retrovie per Iozzi che si lancia verso Stillitano e gli Amaranto trovano un vantaggio assolutamente meritato. Stramandinoli, Murato e finisce qua il primo tempo a favore dei tabellini. Riparte adesso la partita col primo controllo appannaggio della Bovaninese che... Attenzione, qui c'è questo pallone che serve per Tierra, la palla passa, alimenta il possesso Alvarez, occhio perché questa palla è passata per Tierra, ci prova, possesso del pallone, attenzione a Lugli che la mette a terra dentro l'area di rigore, Lugli poi deve uscire, va di nuovo su Alvarez, servito per Tierra, il tiro, e insomma la rimessa lunga di Galluzzo che però sbaglia innescando il Rosarno, Lugli viene bloccato da un intervento prodigioso, però attenzione perché poi Mangleviti sbaglia, allora c'è palla per Alvarez, Lugli resta tutto lì e alla fine calcio d'angolo, battuto l'angolo, la palla finisce alta sopra la traversa, deve uscire all'area di rigore, prova a girarsi, poi un tocco che favorisce l'intervento di Pertierra e il tiro di Pertierra. Ancora Alvarez da quella parte, accelerazione importante di Alvarez, palla in mezzo, Lugli smorzato il suo tiro, per l'arbitro è tutto regolare, proteste veementi. Per Tierra, Costa, Barbaro scivola, recupera comunque il pallone della Bovaninese, viene chiamato in causa Francesco Giampaolo che cerca Strati, non lo trova perché Morgante ci mette il piede e attenzione, attenzione a Francesco Giampaolo che se lo allunga e qua la Bovaninese. Affrontato da Barbaro, Acosta a campo e se lo prende, nuovamente lo scarico verso Alvarez, poi Velletri, palla messa dentro, Lugli abbastanza solo, attenzione perché qua c'è nuovamente Orlando che praticamente toglie un gol fatto, poi tiro alla distanza fuori, ma lo scarico su Condello. Condello un po' di spazio, il cross viene sporcato, poi Ocampo, miracolo di Galluzzo. Miracolo di Galluzzo che riscatta, momenti sicuramente tesi, manca un minuto più un'eventuale aggiunta di recupero, la palla di Velletri passa, balla lì il pallone, per l'arbitro però è tutto regolare, va a liberare la difesa della Bovaninese, rimessa con le mani dall'altro lato, anzi no perché Acosta la mantiene in vita, c'è Mangleviti su di lui. Acosta cerca il cross che arriva ora Ocampo, poi c'è Stillitano e c'è il pareggio della Virtus proprio all'ultimo secondo, credo abbia segnato da quello che si è visto il numero 19 Lugli, praticamente a partita finita
la Virtus trova il gol. Vedremo se, come avevo pensato, ci sarà recupero ulteriore a quello già assegnato oppure no. Musolino lancia in avanti, trova ad Ascoli, ora Barbaro, e l'arbitro dice che va bene così.